Buongiorno guardiani, bentornati, bentornati qui su Destiny. Oggi ci troviamo con lo stregone per il nostro consueto video sulle taglie delle prove di Osiride. Video tra l'altro numerato come 19, sì, perché portate pazienza, ma purtroppo il 19 l'ho caricato qualche giorno fa, ma era compromesso l'audio e di conseguenza non è mia intenzione lasciarvi dei video dove non si capisce una ceppa, e quindi l'ho cancellato, ho caricato subito il 20, perché questi video delle prove, delle taglie, delle prove di Osiride, comunque facendone magari più di uno a settimana, non li carico tutti nella settimana corrente, capito? Quindi non è detto che il drop sia quello della settimana in corso, semplicemente, tutto qua. Quindi questo che sto registrando adesso, tra l'altro, è il più recente, ma lo numero comunque come 19, per rispettare la sequenza dei video, dato che insomma è giusto così, anche se andrà on dopo il 20. Ma sti cazzi, dai ragazzi, portate pazienza, andiamo avanti. Quindi prove di Osiride, taglie, stregone, togliamoci solo le bronzo perché marchi leggendari sono pieno e non so che cavolo farci. Quindi serie bronzo 1, serie bronzo 2, marchi leggendari 1 e marchi leggendari 2 li teniamo là in sospeso perché sono già full. Comunque dalle serie bronzo abbiamo preso, ho preso comunque grammi rari soliti, particelle di luce utili, monete di passaggio, strane monete, va bene così. Dove andiamo a spacchettare l'argento? Ma io, allora, aspetta un attimo, siccome spacchetto sempre l'oro da fratello Vance iPad, guardalo lì che gioca a cosa fa? Face, va in FaceTime, come si chiama, con Cryptarch. Vabbè, a parte queste stronzate, facciamo qua la serie argento e la serie oro la facciamo da Varix. Facciamo l'opposto di quello che ho fatto ultimamente, visto che insomma la sculaggine ha iniziato a girare, quindi probabilmente, anzi sicuramente è giusto così, anche perché poi non è che serva, non è che ci sia più tanto ormai da aspettarsi dalle serie argento e serie oro. Comunque in ogni caso, serie argento può droppare esotico, se esce esotico bene, se proprio dovessi scegliere che cosa volere mi servirebbe un casco a livello luce alto, quindi 3.18, 3.19. Se così fosse sarei molto felice, tutto il resto vabbè, amen. Allora, serie argento, ricompensa al valore, taglia crogiolo, 3, 2, 1, e niente da fare. Anche taglia argento, da serie argento da fratello Vance delle prove di Osiride non funziona, ragazzi, è passata la sculaggine. Vabbè, dai, allora speriamo nella serie oro di trovare invece quello che mi serve. Lasciamo perdere Petra, che tornerà in auge ancora insieme a Varix prossimamente con l'aggiornamento, e sediamoci qui dal minaccioso Varix. Guardatelo come al solito, con quattro braccia ti dà quattro schiaffoni contemporaneamente. Spacchettiamo la nostra serie oro. Serie oro, cosa vorrei? Vorrei sicuramente pezzi di armatura di nessun genere, non mi servono perché l'armatura l'ho già completata, ma piuttosto mi manca il fucile a pompa e il fucile da ricognizione, quindi arma speciale e arma primaria di cui non ricordo il nome, non lo so perché non le ho neanche mai visti. Quindi ok, serie oro, pronti? Spacchettiamo. Il suo occhio ti osserva, taglia crogiolo, serie oro delle prove di Osiride. 3, 2, 1. Ah, niente da fare, cazzarola. Vabbè, un altro casco, vediamo quant'è. A 305, vabbè. Marchi leggendari anche per questo, anzi me lo conservo, chissà che magari non possa, magari non mi torni utile nel post aggiornamento per qualche cosa. Spacchettiamo anche gli engrammi rari, ragazzi, il culo è passato, ormai gira e gira, è normale che sia così, nulla neanche dagli engrammi rari, va bene così. Comunque sempre un pezzo di armatura a 305 di luce è un po' una presa per il culo,
però ragazzi è così, amen, anche perché comunque le taglie di Oside adesso veramente sono di esecuzione, basta giocarci, insomma, quindi non è che uno deve aspettarsi chissà che cosa. Comunque, in ogni caso, va bene così. Io, come sempre, vi auguro buona fortuna nei drop e in ogni caso ci vediamo al prossimo video. Ciao, guardiani!